Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo penultimo episodio di Super Mario Galaxy, almeno degli extra parte 1, perché gli extra parte 1 sono concentrate alle stelle verdi e queste due stelle che andremo a fare e poi iniziano gli extra parte 2, che in pratica vi faccio vedere, faccio la top tutte le morti come ho fatto con Crash Bandicoot, vabbè, ve lo spiegherò negli extra. Ecco, ho fatto tutto un casino, in pratica ho scoperto dopo tanto tempo che la galassia lava mostruosa non è l'unica stella in cui puoi fare assoschegge, pure sulla galassia incastro, tipo, oppure, ecco, io ho scoperto questi pure, se volete pure sulla galassia blocchi blu rossi, solo che è un po' più complicato. Comunque, fate il tuo meglio, andiamo a fare oggi faremo la galassia più complicata del gioco, la galassia leggendaria. Vi ho fatto vedere quella clip in cui finiva a dare le 9000, ecco, incominciamo bene, in cui davo le 9999 a suo sketch. Ve l'ho fatto vedere perché è importante, è importantissimo per sbloccare la cometa. Non serve solo prendere la medaglia cometa, serve pure dare la suo sketch al top. Comunque, galassia leggendaria, prova finale, che finale non è perché c'è un'altra stella dopo questa stella è il misto, è il mix di tutte le cose che abbiamo affrontato in passato, tipo questi fiori dalla galassia Yoshi, la galassia isola Yoshi, sì. Da quella galassia ci sono questi fiori, tipo, poi questi cosi che non so da quale galassia, non me lo ricordo, ma veramente non me lo ricordo, no? Questi cosi penso dalla galassia, la galassia con Mario, vabbè, comunque, come vedete è molto, la prima stella è parecchio faciletta, ma la seconda veramente. Comunque proseguiamo, non è niente da vedere qua, con la testa completamente fra le nuvole. Ah, hai capito? Non importa, questa galassia è stata dura. E ancora non si è mostrata la sua cattiveria. Comunque, non potrò vedere i commenti quando registrerò la prossima parte, cioè quella lì in cui faccio il piccolo spoiler del nome della galassia, il maestro delle galassie, in pratica c'è scritto, ma dato si sarà visto perfino all'inizio let's play, in cui ho inquadrato il mio file. Qui c'era scritto maestro delle galassie con 242 stelle. Comunque, da quanto è che aspettavo di fare questa galassia? Volete sapere una cosa? Quando ho scoperto che dopo che avresti preso tutte all'inizio su Super Mario Galaxy 2, dopo aver fatto il boss finale, me ne infischiavo veramente, mi stufavo di giocare a questo, tanto mi dicevo, ma tanto le stelle sono troppo difficili, devo raggiungere, qual era l'ultimo limite? Ah sì, devo raggiungere 110 stelle. E anzi, no, manco avevo fatto la galassia dei Twomp, quella lì coi Twomp, ultra veloce, l'avevo fatto dopo che ho fatto il boss finale, per un bel periodo. Poi, appena ho scoperto che ci sarebbero state le stelle verdi, ok, stavo per fare un fail,
Dopo che ho scoperto che c'erano le stelle verdi, proprio mi sono andato dentro, l'ho rifatto tutto come volevo e vabbè, comunque. Muoio della voglia di vedere Mani in aria all'opera, che bello! Comunque qui c'è un piccolo easter egg che un pochettino è stato risolto. Come vedete, laggiù c'è una maxi stella lancio. E laggiù c'è... beh, dei cosi. In pratica, all'inizio... in pratica, ve lo dico mentre faccio il percorso. In pratica, a prima vista può sembrare una stella lancio segreta, che va a indicare una stella segreta, ma invece no. Se provate a raggiungerla, ci ho provato io, solo che non puoi raggiungerla proprio da davanti, ma poi basta che ti avvicini sempre di più e in pratica ridiventa lo sfondo come prima. E in pratica all'inizio pensavo che questa stella segreta si svolgeva dove, nello stesso sfondo in cui c'era il quello lì dei pulsanti, punto esclamativo insieme a quelli lì, vabbè. Ma poi ho scoperto che laggiù e io mi dico, e io quindi ho capito perfettamente che era la maxi stella lancio precedente. Comunque, wow, siamo già arrivati qui, non ci posso credere. Sai, questo video durerà un corto, ecco, sarà corto. Ammazza, primo colpo e già siamo qui. Comunque, come vedete, è misto di parecchie cose che abbiamo affrontato. Ma veramente? E dopo vedrete che cometa che c'è. Comunque, la stella normale è facilissima. L'ho fatta al primo colpo, wow. Uno, chissà, magari faccio pure la secondaria al primo colpo. Comunque, abbiamo preso questa stella e oh mio Dio, l'ho fatta al primo colpo. So che non è niente, ma con una stella così difficile. Comunque, come vedete, queste cose qui che si girano sono presi dalla galassia, dalla prima volta che sbattiamo Bowser in quel livello. Comunque, primo colpo, non pensavo di farla al primo colpo, wow. E adesso vi spiego perché serve dare 9999 a Struscheggi al Toad, perché sennò non c'è un filmato. 3, 2, 1, come vedete non compare questo filmato. In pratica non compare. Succede come quelle volte in cui in pratica fai un epic fail e dici ok signori, allora galassia isola sospesa, ecco, a soschegge monete, eccola, non è apparsa la cometa. Perché? Ecco perché basta dare 1999. Quante soschegge, mi dispiace, ma non ne posso accettare di più. Che peccato. E come ho detto, vabbè, in pratica non si sblocca e dovete farvi un sedere così per andare a prendere. Comunque, per questo primo episodio della galassia leggendaria è tutto. Il prossimo episodio vedrete il vero difficile di questa galassia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!